Bentornati a tutti ragazzi, mentre mi trovavo nella parte centrale, diciamo, dove si trova più o meno il fabbro a Mospelheim, a un certo punto mi viene in mente di farmi un giro. Mentre che mi facevo questo giro, vedrete la strada che ho percorso nel frattempo, mi ritrovo contro il boss ad un certo punto, Gna, da sconfiggere. Quindi oggi sconfiggeremo Gna, buona visione. Gna! È la resa dei cucchi. Bene! La pagherai per ciò che hai fatto! Sì, Alfa! Magia di fuoco! È magia di sigillo! Sorprenditi! Dio di nessuno! Morirai! Non oggi! C'è sangue di Stop!
giudichi me. Tu, che con la tua codardia hai lasciato interi regni in rovina. Sorella, conosco bene l'odio che brucia dentro di te. Ho sentito quelle fiamme, conosciuto il conforto di quel calore. Io ho sbagliato. Questo non lo posso cambiare, né potrò mai scusarmi abbastanza. Ma l'odio, la vendetta, devi lasciarteli alle spalle. Finiscimi. Sì, sorella. Eccoci qui ragazzi, abbiamo sconfitto il boss Gna. È stata un po' tosta come battaglia. Ci raccogliamo tutto quello che ha rilasciato e vi faccio vedere che armature ho utilizzato. Quali armature? Allora, intanto come busto ho questa qui che sbloccherete svegliando tutti i troll del video scorso che vi ho portato. Armatura delle braccia, ho questa qui, bracciali a scaglie di drago, che ha un'abilità che non è un granché. Io l'ho messa principalmente per la quantità di forza che dà a livello massimo e per la difesa, ma appena posso sistemo subito. Poi abbiamo l'armatura a il cinturone a scaglie di drago, che vale lo stesso discorso per i bracciali a scaglie di drago. Non mi piace l'abilità, ma l'ho messa per la forza e per la difesa, che cerco di puntare il più possibile a farmi alta sia la forza che la difesa, ma sempre appena possibile io cercherò di risolvermi e di sistemarmi in questo lavoro qui. Poi abbiamo il leviatano. Ho questo complemento, ovvero mazza furiosa, che dice probabilità di fortuna alta di conferire un dono della forza con ogni uccisione con l'ascia, e non è male. Andiamo avanti. L'attacco runico, ho morsa dell'inverno e mi ci trovo niente male, mi piace. Idem con questo attacco runico pesante, ovvero alito di Tamur, e fa un bel po' di danno. È un po' lento a ricaricare, ma il danno è anche elevato. Poi spostiamoci sulle lame del caos. E il leviatano non ce l'ho a livello massimo, ancora è a livello 8. Le lame del caos invece ho tutto al massimo, sia le lame che il complemento che utilizzo per le lame, ovvero impugnature da guerra rinforzate. Queste impugnature, oltre ai parametri che vediamo in alto, ovvero la forza al 40 eccetera, ha anche una buona abilità, ovvero le abilità morsa di iperione e strappo iperione infliggono danni e stordimento extra, ed è molto comodo. Passiamo all'attacco runico leggero, che utilizzo collera delle furie. Fa un bel po' di danno, è anche abbastanza veloce a ricaricare, infatti lo faccio spesso durante combattimenti lunghi.
L'attacco runico pesante utilizzo il colpo del meteorite. È un pochino più lento a ricaricare, ma comunque fa danno, un bel po' di danno. E soprattutto se il nemico è un po' tosto, come in questo caso Gna, bene o male, quasi sempre riesco a colpirla, raramente la evito, a differenza invece di altri attacchi runici. Per quanto riguarda invece la lancia, ce l'ho ancora a livello basso purtroppo. Utilizzo il pomello dei 420 a livello massimo. E l'abilità dice: aggiunge un'ondata dirompente al termine della combo R2 con la lancia. Effettivamente, alla fine di questa combo con R2, la lancia andrà a formare un piccolo tornado che andrà a infastidire un po' l'avversario. Passiamo all'attacco runico leggero. L'attacco runico leggero, sussurro del mondo, non mi fa particolarmente impazzire. Sto pensando infatti di cambiare. A breve cambierò. Per ora ho utilizzato questo per questo scontro. Attacco runico pesante invece. Utilizzo onore ai caduti e mi ci trovo abbastanza bene perché comunque fa abbastanza danno. L'unica cosa è che il nemico ovviamente non è che può stare tanto lontano, un po' come tutti gli attacchi runici. Per lo scudo, vediamo, utilizzo lo scudo del massacro e invece come complemento per lo scudo utilizzo il rond della purificazione. Ad esempio, se su di voi avete effetti del fuoco, del veleno o del bifrost o del gelo, come vedete scritto, se voi andate a premere due volte L1, si va automaticamente, lo passa all'avversario. Per quanto riguarda invece il cimelio, sto utilizzando questa, che è un po' impronunciabile, e consiste nell'andare a creare un'esplosione di veleno, appunto, e va un pochino a rallentare e a stordire l'avversario. Spostiamoci su Freya e per la spada utilizzo questa qui, la spada Trungva, in cui gli attacchi in mischia sono pesanti e infliggono un effetto di stordimento notevolmente aumentato ai nemici. E in alcuni scontri la preferisco piuttosto che quest'altro tipo di spada. Per quanto riguarda invece l'evocazione runica, sto utilizzando il richiamo della tempesta. Ragazzi, questo è quanto e per questo video abbiamo anche finito qui. Prossimi video, magari chissà, potrò anche portarvi qualcosa su varie armature, eccetera. Ciao a tutti!